Ela, salve, sono io, Lucky il draghetto di MSI. Oggi G non presenterà il video di recensione della scheda video, ma lo farò io perché sono più bello, sono più paffutello e sono più simpatico. Guardatevi, guardatevi quando sono simpatico. Ho detto guardatevi! Già, ed ecco a voi una delle pazzie di G, cioè il dare la voce ai pupazzetti carini di MSI. Ma parlando di cose un pochettino più serie, ragazzi, oggi parliamo di una scheda video che mi è stata mandata dagli amici di Impro System per una recensione. Per chi fosse interessato a dare un'occhiata allo store di Impro System, loro sono un partner gold di MSI, quindi ricevono soprattutto prodotti MSI e molte volte fanno dei bundle anche molto convenienti per quanto riguarda l'acquisto di schede video con qualche altro componente. Quindi se volete dare un'occhiata al loro store vi lascio tutto in descrizione. Ma andiamo al vivo del video. RTX 3080 Ti in versione MSI Supreme X. È una scheda video già di per sé, già quando uscì la Founders Edition, che fu molto controversa. Perché? Perché purtroppo, lo sappiamo, siamo in un periodo di shortage davvero assurdo. La gente ha subito pensato, ma non riescono a fare le 3080 e le 3090, perché buttarci in mezzo una 3080 Ti? Beh, sì, sono anche io d'accordo da questo punto di vista, ma se Nvidia ha ritenuto opportuno tirare fuori una scheda grafica in questo periodo dell'anno, cosa che già è pianificata da molto tempo, perché per anni la versione 80 Ti è uscita a giugno più o meno dell'anno successivo rispetto all'80, beh, ci sarà di certo un motivo. Andiamo un pochettino a parlare di questa scheda video, perché MSI, la versione Supreme Mix di MSI, è praticamente una vera e propria top di gamma per gli enthusiast, per chi vuole effettivamente avere il meglio del meglio di un determinato chip. Il chip è lo stesso più o meno della 3090, stiamo sempre parlando del GA102, con qualche CUDA core in meno, frequenze più impostate verso il gaming e 12 giga di memoria GDDR6X. La cosa che salta subito all'occhio rispetto a una Founders Edition per quanto riguarda questa MSI Supreme X è il fatto che sia mastodontica. Basti pensare che la Founders Edition abbia come boost di clock circa 1665 MHz, giusto? Questa MSI Supreme X, nonostante abbia due BIOS, quello Silent e quello Gaming, io all'inizio ho provato col BIOS Silent, boostava tranquillamente a 1980 MHz, con temperature decisamente alte, stiamo parlando di circa 75-80 gradi. Messa in modalità gaming, beh, le temperature scendevano, ci trovavamo in circa 65 gradi, con delle frequenze che superavano molte volte i 2000 MHz. E già questo vi fa capire quanto il lavoro di ingegnerizzazione dietro, il lavoro di fasi di alimentazione fatte ad hoc, il lavoro di un PCB fatto ad hoc da MSI per questa versione della scheda sia stato, beh, decisamente fatto molto molto bene. È una scheda che richiede 3 connettori da 8 pin per l'alimentazione e il consumo, detto proprio, dichiarato da MSI, è 400 watt. 400 watt con un alimentatore consigliato di circa 850 watt. Adesso, sì, raga, decisamente è una scheda che succhia decisamente tanta corrente, perché 400 watt su una scheda video sono tanti. Però c'è da dire che questa è la migliore scheda per il gaming per quanto riguarda i numeri grezzi. Perché? Perché potete buttare qualsiasi titolo che sia in 2K, QHD, 4K. Ovviamente il 4K non è ancora giocabile con frame rate altissimi, a meno che non si attivi il DLSS di Nvidia. Ma in 2K e ultra wide QHD, quindi 3440x1440, questa scheda praticamente non risente di alcun cambio di impostazione grafica, si mangia davvero di tutto. L'abbiamo provata in live con dei giochi che sono decisamente pesantucci. Uno pesante ed ottimizzato male, cioè Call of Duty Warzone con la nuova season. Siamo stati tranquillamente sopra i 100 frame al secondo, sempre, comunque, in risoluzione 2K, con anti-aliasing al massimo, al minimo, DLSS attivo, non attivo. Raga, ok,
COD è giocabilissimo con questa scheda video. Abbiamo provato poi Control. Control è uno dei titoli di punta per quanto riguarda l'implementazione del ray tracing e del DLSS per Nvidia, giusto? Raga, non sente davvero nulla, cioè potete buttare tutti i dettagli al massimo, anti-aliasing al massimo, ray tracing al massimo, DLSS spento, la scheda ha comunque delle ottimissime prestazioni. Abbiamo poi provato il gioco meme per antonomasia, e cioè Crysis Remastered. Allora, Crysis Remastered io l'avevo provato qualche tempo fa con la mia vecchia 2080, non l'avevo nemmeno provato con la 3080, e quindi mi sono detto, vai, proviamolo con sta 3080 Ti. Raga, si gioca tranquillamente anche con le impostazioni tutte al massimo, cioè non a ultra ma a Can It Run Crysis. Ovviamente ci sono ogni tanto dei cali di prestazione, ma non dovuti alla scheda video, raga, dovuti al fatto che il gioco abbia comunque un motore grafico, cioè il CryEngine, che per quanto sia stato migliorato nel tempo è rimasto nella remaster dello stesso che era quello originale, diciamo, di Crysis originale, quindi beh, decisamente pesantuccio. C'è da dire che però se non si eccede con l'anti-aliasing si riesce tranquillamente a giocare al di sopra dei 60 frame al secondo. Infatti l'ho trovata un'esperienza davvero molto molto godibile. Allora, le prestazioni sono buone. Quali sono i lati negativi di questa scheda? Diciamo che il peso della scheda è la cosa che, beh, si fa sentire più di tutte, perché MSI inserisce nella scatola una staffa in metallo da inserire sotto la scheda video, perché effettivamente è una scheda che pesa. Siamo circa ai 2 kg di peso, e 2 kg di peso, sebbene voi abbiate una scheda madre con le porte PCI Express rivestite d'acciaio, a lungo andare potrebbe decisamente o piegare l'attacco della scheda o piegare lo slot PCI Express. Un'altra cosa che non mi è piaciuta molto della scheda video è la rumorosità ad alti RPM delle ventole, perché ci sono tre ventole sulla scheda video che se spinte al di sopra del 60-65%, beh, cominciano a farsi sentire. Io che ho il case qui, beh, diciamo che non è proprio bello avere un jet supersonico nelle orecchie, però se indossate le cuffie, cosa che io faccio spesso e volentieri, il rumore è decisamente sopportabile. Oltretutto, raga, se le ventole girano come si deve, le temperature della GPU rimangono decisamente molto molto accettabili. Quindi bisogna trovare il giusto compromesso tra velocità delle ventole, quindi RPM, e rumorosità. Adesso passiamo un pochettino al discorso più delicato. Questa scheda video non è venduta all'MSRP, credo come nessuna scheda video o nessun componente, salvo pochissime eccezioni, nel 2021. Raga, la scheda video, secondo le previsioni di MSI, secondo le previsioni di chi si occupa appunto di fare previsioni di mercato, avrà un prezzo che continuerà a salire. Al momento si trova circa intorno ai 2000 euro. Un attimo. 2000 euro... è sì una cifra abbastanza importante che si può giustificare secondo me con poche motivazioni. 1. La 3080 Ti è una scheda che non vi durerà una generazione, perché la 3080, sì, ok, nella generazione prossima potrebbe risentire del passare degli anni. La 3080 Ti con 12 GB di memoria, beh, si può utilizzare sia per lavoro sia per giocare, quindi resiste meglio al tempo, questo è poco ma sicuro. C'è un'altra cosa molto molto importante, cioè quello che ho detto prima, è che i prezzi purtroppo fino a febbraio 2022 saranno sempre più gonfiati. Questo perché in Oriente alcune aziende hanno avuto il via libera per riprendere la produzione di componenti a pieno carico soltanto da novembre 2021 in poi. Quindi voi capite che quelle poche schede video che vengono prodotte già vengono vendute a un prezzo molto alto perché l'azienda deve fatturare. Capite poi che fino appunto a che la produzione non si rimetta al passo con i vecchi tempi ci vorranno 2-3 mesi, quindi fino a febbraio 2022 il prezzo sarà comunque in aumento. Se siete assolutamente sicuri, certi e avete la possibilità di comprare sta scheda, secondo sempre queste previsioni, prima la comprate e più basso è il prezzo a cui riuscite a trovarla. Se sia necessario o no, questo sta a voi. Come ho detto prima, è una scheda le cui prestazioni mi hanno decisamente lasciato a bocca aperta, perché io ho una 3080, ma la 3080 Ti, raga, picchia davvero tanto, si trova poco più sotto per quanto riguarda a una 3090.
sempre se la mantenete stock, perché se la overclockate, la 3080 Ti in gaming, la 3090, beh, a volte la supera, tante volte la supera, soprattutto per quanto riguarda questa versione, raga, perché la Supreme X è davvero una scheda come si deve, le temperature sono buone quando le ventole girano come si deve, la dissipazione del calore è fatta come Cristo comanda, perché c'è un corpo lamellare degli heatpipe che sono molto molto pesanti e davvero riescono a spingere, a tirare via il calore della GPU in una maniera davvero molto molto adeguata. Il prezzo di un oggetto purtroppo lo fa il mercato. Il mercato in questo momento è davvero molto molto sfavorevole per noi semplici consumatori, ma vi posso dire che il prodotto davvero merita davvero tanto, e se magari fosse uscito in un periodo temporale diverso, beh, sarebbe stato un best buy se aveste voluto una scheda video in grado di resistere a questa generazione, alla prossima, e se la trattate bene anche a quella dopo. Quindi raga, non c'è nient'altro da dire, davvero la scheda mi è piaciuta parecchio. Mi dispiace che purtroppo la situazione al momento sia quella che sia, ma è un prodotto davvero fantastico. Io ringrazio ancora gli amici di ImproSystem per avermi mandato questa fantastica MSI RTX 3080 Ti Supreme X, perché raga è una delle versioni delle 3000 che mi è piaciuta di più rispetto a, anche esteticamente rispetto ad altre. Voi sapete che io adoro lo stile di MSI, tant'è che la seconda scheda madre che ho comprato, perché la prima, vabbè, lasciamo sta, fatta una brutta fine, è un'altra MSI, è una MagAce. Quindi nulla, che dire raga, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa scheda video, stavo cercando like oltretutto, e beh, che dire, vi saluto allora e vi do appuntamento a un prossimo video. No, l'appuntamento al prossimo video ve lo do io, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro Lucky. No, con G. No, con Lucky. Con G. Con Lucky ho detto, con Lucky, con Lucky.